Questa mattina, così pregando, mi è venuta una parola davanti, si trova in Geremia, ne possiamo leggere assieme, e ci fermeremo solamente su alcune parti di questa riflessione. Geremia al capitolo 42. Intanto ricordiamo sempre che il Vecchio Testamento è ombra delle cose che dovevano venire. L'ombra non è la realtà, è una parte, è un'espressione della realtà, ma se ci fermiamo alle ombre non capiremo mai la realtà. Quindi il modo, per esempio, con cui Dio si muove nel Vecchio Testamento è molto vicino a una comprensione umana. È quasi un Dio che sembra un uomo, ma in realtà, poiché per l'uomo era impossibile capire la grandezza di Dio, Dio doveva scendere al suo livello, con le norme, con le leggi, con le regole. Dopodiché, questa era una prima parte, perché voi sapete bene che Dio sapeva già che se queste regole, leggi, non le avesse messe nei nostri cuori, noi non saremmo mai e poi mai arrivati a capire un resto di niente, con tutta la nostra intelligenza, con tutto, ma proprio per il fatto di essere così diversi, così condizionati dalle esperienze, ognuno avrebbe detto: io metto in pratica la legge facendo il contrario dell'altro. Quindi nel nome della legge dell'amore ci saremmo uccisi, nel nome della legge del perdono ci saremmo, non lo so che cosa avremmo fatto, tagliati a pezzettini. E ognuno l'avrebbe fatto nel nome della legge, dell'amore, della libertà, della pace. Allora Dio pensò bene, nel suo progetto perfetto, di poter poi mettere le sue leggi dentro i nostri cuori, in maniera tale che quando le scopriamo non sono più condizionate dalle nostre vedute personali, particolari. E man mano che scopriamo queste leggi scritte nei nostri cuori, noi adempiamo la parola di Dio, in cui il comandamento massimo è l'amore, perché l'amore, ricordate, è l'adempimento di tutta la legge. E vediamo un poco qui questa esortazione che questa mattina ci vuole lasciare lo Spirito Santo. Leggiamo velocemente: tutti i capi delle forze, Johanan, figlio di Carea, Jezania, figliuolo di Osaia, e tutto il popolo, dal più piccolo al più grande, si accostarono e dissero al profeta Geremia: De, siati accetta la nostra supplicazione e prega l'Eterno, il tuo Dio, per noi, perché tutto questo residuo, poiché di molti che eravamo siamo rimasti pochi, come lo vedono gli occhi tuoi, affinché l'Eterno, il tuo Dio, ci mostri la via per la quale dobbiamo camminare e che cosa dobbiamo fare. E il profeta Geremia disse loro: ho inteso, ecco, io pregherò l'Eterno, il vostro Dio, come avete detto, e tutto quello che l'Eterno vi risponderà ve lo farò conoscere, e nulla ve ne celerò. E quelli aggiunsero ancora: l'Eterno sia un testimonio verace e fedele contro di noi, se non facciamo tutto quello che l'Eterno, il tuo Dio, ti manderà a dirci. Sia la sua risposta gradevole o sgradevole, noi ubbidiremo alla voce dell'Eterno, del nostro Dio al quale ti mandiamo, affinché bene ce ne venga per avere ubbidito alla voce dell'Eterno, del nostro Dio. Dopodiché vediamo che la parola di Dio viene a essere rivolta a Geremia, ve l'ho assunto io, e poi lì c'è una indicazione molto chiara da parte di Dio che più o meno suona così: se state in questo paese, perché loro si trovavano fuori dall'Egitto, quindi in un paese nuovo, con difficoltà, con tutto quello che comporta andare verso una direzione, andare in un paese diverso. Però Dio gli dice questo: se continuate a dimorare in questo paese, io vi ci stabilirò, verso 10, e non vi distruggerò, vi pianterò e non vi sradicherò. E più avanti aggiunge: non temete il re di Babilonia, del quale avete paura, non lo temete, dice l'Eterno, perché io sono con voi per salvarvi e per liberarvi dalla sua mano. E poi ancora più avanti:
Se invece siete decisi, seconda parte del verso 15, a recarvi in Egitto e se andate a dimorarvi, la spada che temete vi raggiungerà là nel paese d'Egitto e la fame che paventate vi starà alla calcagna là in Egitto e qui e lì, cioè morrete. Allora vediamo un attimo questa mattina questo episodio della storia del popolo di Israele, cosa ci può dire, cosa può dire ognuno di noi. Intanto vediamo un momento di crisi, di confusione, e questo credo che sia un momento che ogni vita, ogni persona, ogni individuo ha bisogno di passare. Nessuno di noi rischi di essere troppo certo, troppo sicuro, perché quando trovate un credente troppo certo, troppo sicuro, state attenti perché è possibile che stia vivendo un'esaltazione, che stia vivendo un fanatismo, che stia vivendo un delirio. Quindi non è strano che il credente possa avere crisi, confusione. E soprattutto stiamo attenti a cercare una certezza solamente mentale, perché la certezza non deve essere mentale, ma deve essere più profonda. È un'attestazione dello Spirito Santo, è una certezza di pace, di amore. Non è un codice, non è uno schema mentale, non è un lavaggio di cervello la certezza che Dio ci vuole dare. Quindi l'incertezza fa parte della vita cristiana. Ma sappiamo tutti, come dirà l'Apostolo Paolo, che nella nostra incertezza, debolezza, poi si manifesta perfetta la potenza di Dio. Quindi deboli ma forti. E qui è un momento di debolezza per il popolo di Israele, un momento di dubbio, un momento di sbandamento, e lì sentono il bisogno di fare un check-up, sentono il bisogno di fare un punto della situazione e sanno che c'è un profeta, che Dio parla al profeta, e allora si rivolgono al profeta e gli dicono proprio quello che abbiamo letto, cioè prega Dio, e allora certamente ci doveva essere una mediazione, perché siamo rimasti pochi, prega per noi, proprio perché l'Eterno, il tuo Dio, ci mostri la via per la quale dobbiamo camminare e cosa dobbiamo fare. Quindi questa è una richiesta, credo che nella vita di ogni credente è abbastanza normale. Vero è che Dio ci può dare una visione di fondo, una visione, però stiamo attenti che questa visione sia non una visione carnale, una visione che poi ci gonfia e ci fa arrivare magari chissà dove e ci fa arrivare persino lontani da Dio, ma vogliamo che una visione Dio ce la dia costantemente, ce la rinnovi ogni giorno. E sapete perché? Perché anche se Dio ci può dare una visione del tutto spirituale in un momento della nostra vita, in un momento del nostro cammino, è facile che lungo il cammino questa visione nata spirituale, nata veramente con tutte le cose che sono a posto, cominci a contaminarsi, cominci ad essere influenzata, cominci a essere condizionata da tutto quello che sono le nostre aspettative, i nostri bisogni, e allora è come a dire che spariamo in una direzione, poi piano piano, senza rendercene conto, partiamo per andare in una direzione e poi piano piano ci ritroviamo in un'altra direzione. Non so se a voi succede ogni tanto, tante volte magari per strada lo facciamo, andiamo per andare in un posto, poi magari incontriamo un amico, la compagnia di quella persona è più interessante, allora ci dimentichiamo di dove dovevamo andare e magari cambiamo programma, itinerario. Allora Dio ha messo una visione nel tuo cuore, nel mio cuore, ma sa che c'è il pericolo che ogni tanto possiamo cambiare itinerario, che pur avendo questa visione dentro, questa visione diventa, si modifica, si trasforma, non capiamo più, e allora lì abbiamo bisogno di mettere nuovamente a fuoco, come un obiettivo sfocato, abbiamo bisogno, e qui il popolo di Israele è proprio tipo di questa insicurezza. Vogliamo sapere la via per la quale dobbiamo camminare e cosa dobbiamo fare. Ma perché Dio non gliel'aveva già detto? Gliel'aveva detto? Certo che gliel'aveva detto. E perché abbiamo bisogno ogni tanto di saperlo? Perché Dio non ce l'ha detto? Dio ce l'ha detto. Ma il problema, sapete,
con le cose che Dio ci dice, non sono delle cose scritte che si possono, come a dire, segnare, come, che ne so, io devo dare 100.000 lire a Giuseppe perché me le ha prestate, ce l'ho scritto là, è scritto, dice prima o poi gliele darò, oppure devo andare a ritirare il telefono guasto, quello è scritto, lo vado a controllare, ah, dice me lo sono dimenticato, me l'ero scritto, lo vado a fare. La visione, la direzione che Dio ci dà non è scritta, una lettera scritta, ma è una visione interiore, è una potenza interiore, è una libertà interiore, quindi anche se noi ce la continuiamo a trovare scritta, ma senza questa unzione, senza questa libertà interiore, noi non capiamo più quello che è scritto. Leggiamo, dobbiamo evangelizzare il mondo. Dice, che significa? Boh, non lo so, la proviamo. No, ecco perché Dio ha bisogno di illuminare dentro di noi quello che è il compito, quello che è la chiamata, quello che è la visione che Dio ti ha dato, ha bisogno di farla diventare nuovamente reale dentro di te. Ma non perché tu non te la ricordi, mentalmente magari te la ricordi, mentalmente magari ti ricordi che Dio ti ha chiamato a qualcosa, a un compito, però non hai bisogno solamente di ricordartelo mentalmente, perché hai bisogno dell'unzione di Dio per svolgere quel compito. Non puoi fare come fece una volta Sansone, ve lo ricordate? In lui il segno dell'unzione qual era? E qui mi sono tagliato i capelli, ho perso la forza, no? E lì era il segno dell'unzione, della forza. Lui sapeva qual era la sua missione, qual era? Ammazzare allegnate i filistei. Questo era il suo compito preferito. Capitemi, filistei tipo del diavolo, il vincere, il lottare, il combattere, il riportare vittoria. Però in un momento del suo cammino, lui continuò a fare questa cosa come se fosse la sua professione, ma sapete bene che non era più con lui l'unzione in un certo momento della sua vita, quindi lui scese con la stessa convinzione di fare a pezzi i filistei, invece i filistei fecero a pezzi lui. C'è una piccola differenza, e questa cosa ci fa capire? Ci fa capire che Sansone non si era dimenticato della missione, però la voleva espletare senza la forza di Dio. E ai noi, poveri noi, se vogliamo mettere in pratica quello che Dio ci dice, portare avanti il suo progetto senza l'unzione, senza la forza di Dio, rimarremo prigionieri, anzi, rimarremo schiacciati dalle nostre battaglie. Ecco, a quel punto forse Sansone sarebbe stato più furbo se avesse detto, ragazzi, qua energia, forza non ce n'è, meglio che mi nascondo, meglio che me ne vado. Infatti la tecnica che usiamo noi è più questa, no? Cioè quando stiamo male, quando non ci sentiamo di fare le cose, quando non ci sentiamo di andare al culto, alle riunioni, cioè meglio che mi nascondo, perché se poi vado là, poi si vedrà che non c'ho forza, si vedrà che non c'ho gioia, si vedrà che non... La nostra tecnica tante volte è la fuga, ma Dio non vuole farci fuggire, Dio non vuole farci ritornare indietro. E qui lo vediamo brevemente ed è la fine della riflessione questa mattina. Perché nel dubbio, nella confusione, cosa emerge? Cosa emergeva nel popolo di Israele nel dubbio, nella confusione? Sì, da una parte Dio facci capire la strada, questa era una parte di verità. Dall'altra parte, signore, ma non sarebbe buono magari ritornare indietro? Ma perché dobbiamo andare per forza avanti? Ma perché dobbiamo raggiungere questi obiettivi così difficili? Andiamo in Egitto. Andiamo, ecco, per noi quando andiamo in Egitto, magari ci sembra strano, come dice, vai a quel paese, no? Dice, vai in Egitto, no? Ma andare in Egitto sarebbe come dire, andiamo alle Bahamas, andiamo alle isole Figi, andiamo, non lo so dove, a... Dove andiamo? Alle Canarie. Andiamo in questi posti, andiamo a Las Vegas, in Florida, ecco. Non è che... cioè andiamo in un posto dove tutto sembra più facile, andiamo in un posto dove c'è tutto quello che ci serve. Però, ecco, c'è il dubbio, c'è la richiesta. Cosa facciamo? Interpellano il profeta... E
il profeta gli dice: ok, vi farò sapere tutto quello che Dio vi risponde. E loro si sbilanciano e dicono una cosa in più, verso 8: sia la sua risposta gradevole o sgradevole, noi ubbidiremo alla voce dell'Eterno, del nostro Dio, al quale ti mandiamo, affinché bene ce ne venga per aver ubbidito alla voce dell'Eterno, del nostro Dio. Evidentemente, quando già uno dice sia gradevole o sgradevole, è chiaro che si trova in un momento dove non c'ha tutto questo ardore di fare la volontà di Dio. Cioè, questo è chiaro, perché quando facciamo la volontà di Dio, quando siamo presi dall'amore di Dio, quando, anche se è sgradevole per la nostra carne, in realtà è gradevole fare le cose di Dio, è gradevole amare, è gradevole perdonare, ma in questo caso è come se si fosse un po' prima, in un, ancora in un atteggiamento come a dire: noi vogliamo fare la volontà di Dio, anche se può sembrarci sgradevole, perché crediamo nel progetto di Dio, perché vogliamo obbedire a Dio. Ed è quello che questa mattina vogliamo dire al Signore nella nostra vita. Sì, Signore, Tu ci vuoi parlare, Tu ci vuoi chiarire, Tu vuoi allontanare le nostre nuvole, però vogliamo fare quest'atto di fede, vogliamo dirti sia la Tua risposta gradevole o sgradevole. Non è che, capitemi, quando diciamo sgradevole, che è una risposta sgradevole di Dio, non è perché Dio ci dà un peso o un carico, o vuole da noi troppo, o vuole darci chissà quale incombenza, ma perché se tante volte non ci alimentiamo spiritualmente, tante volte ci sembra sgradevole persino lodare, cantare al Signore, amare, cioè, vediamo in un'ottica diversa senza rendercene conto. E allora, però, la fede dove sta? Sta proprio nel dire: Signore, io mi fido del Tuo progetto, io mi fido, quindi parlami, esprimi la Tua volontà, io voglio farla, sia che mi sembri piacevole, sia che mi sembri sgradevole, ma sgradevole non perché magari è brutta, ma perché è diversa da quella che io pensavo. Sgradevole non è solamente: ah, mi hai preparato veramente un piatto di cose bruttissime, mamma mia che brutto. No, ah, speravo che mi preparassi la pasta al forno, invece mi hai preparato la pasta e fagioli. Eccoci, quindi sgradevole è anche tante volte l'impressione che abbiamo quando non possiamo mangiare quello che avevamo previsto. E così è con Dio, ma bisogna avere un atteggiamento di fede. E Geremia consulta il Signore, e il Signore gli dà quello che è una ricetta, questa mattina, che vogliamo prendere tutti quanti per noi. E la ricetta qual è? Se dimorate in questo paese, cioè, quindi, come a dire, se continuate un cammino, se andate nella direzione che vi porta alla scoperta della Gerusalemme interiore, della terra promessa, se perseverate, se credete, se non vi scoraggiate, non vi tirate indietro, io vi stabilirò in questo paese, e traduciamolo in termini neotestamentari, e i vostri nemici non vi distruggeranno. Se perseverate, se avete fede, se guardate avanti, io vi stabilirò nella Gerusalemme, nella terra promessa, e i vostri nemici e le vostre emozioni e le vostre tentazioni e le vostre paure non vi distruggeranno. E ancora di più, non temete il re della confusione. Qua dice di Babilonia, ma Babilonia, Babele sono città espressive di una grande confusione, di una grande contaminazione. Quindi non temete il principe delle tenebre, non temete le forze negative, non temete gli attacchi del male, non abbiate paura, perché io sono con voi per salvarvi e liberarvi dalla sua mano.
Cioè, come a dire, se voi continuate questa battaglia, questo combattimento, questo buon combattimento della fede, non preoccupatevi perché io sono con voi, io combatto con voi, io vi do vittoria sul re di Babilonia, su tutte le potestà delle tenebre, io vi do vittoria. Ma se invece volete tornare indietro, secondo voi, per stare meglio, in realtà la spada che temete vi raggiungerà là. Guardate un attimo che profezia. Come a dire, voi ritornate indietro per paura della spada. Voi ritornate indietro per paura del combattimento. Voi ritornate indietro per paura del nemico, e invece guardate, vi succede proprio il contrario. Se voi tornate indietro per rifugiarvi, per nascondervi, in realtà il nemico vi colpirà proprio lì dove voi pensate di essere più protetti. Questa è una pazzia, umanamente parlando, ma spiritualmente è la verità. Fino a che noi ci teniamo in un atteggiamento di fede, di fiducia, di appoggio su Cristo, seppure dobbiamo combattere, seppure dobbiamo affrontare nemici, possiamo essere più che vincitori. Quando noi abbiamo paura di combattere, abbiamo paura di essere schiacciati, abbiamo paura di non farcela e ci rifugiamo, ritorniamo indietro per dire no, ora me ne sto indietro, non, ho paura di non poter superare la paura, ho paura di non poter vincere, me ne torno indietro. Guarda un poco, Dio ti sta dicendo, stai attento figlio mio, perché se tu ti vai a rifugiare nella paura, la paura ti frega. Se tu ti vai a rifugiare nel caos, il caos ti fa uscire fuori di testa. Se tu ti vai a rifugiare nella logica umana, la logica umana ti distrugge. Quindi capisci questa mattina, capiamo assieme, per noi non è un problema tornare indietro. Dio ci lascia liberi, però ci fa capire. Se noi torniamo indietro, se noi ci vogliamo rifugiare, se noi vogliamo ritornare nell'Egitto e diciamo no, ma sta terra promessa, ma dov'è? Non esiste, non c'è. E cominciamo a perdere colpi, andare indietro, in realtà lì la spada che temete vi raggiungerà. La fame di cui vi spaventate vi starà alle calcagna. Ma come, signore? Io vado proprio in Egitto per mangiare, vado in Egitto per riempirmi la pancia, vado in Egitto per finalmente poter godere, e tu mi dici che rimango a bocca asciutta. È così, perché in realtà Dio ti sta facendo andare avanti perché Lui vuole sfamarti, Lui vuole darti un'alimentazione, Lui vuole darti un cibo vero che ti riempia, che ti inebri. E quando noi non vediamo questo cibo, quando noi non vediamo questo dono di Dio e andiamo a recuperare la munnizza, io non so se possiamo riuscire a sopravvivere mangiando immondizia. C'è chi lo fa e forse sopravvive, ma tu non lo puoi fare, non perché non lo puoi fare, lo puoi fare, ma tu che hai gustato un cibo buono, ti accontenterai dell'immondizia? Ti accontenterai? Tu che hai gustato la presenza di Dio, riuscirai a soddisfarti di tutta la spazzatura, di tutte le cose che, anche se è dolce, dolce spazzatura, riuscirai a soddisfarti? Ecco perché la fame che temi l'andrai a trovare proprio lì dove ti vuoi abbuffare, e anziché abbuffarti avrai più fame. E questa è la rivelazione di questa mattina di Dio per noi. Cioè, Lui sa che abbiamo una continua tendenza a voltarci indietro, no?
a guardare l'Egitto, a guardare tutto quello che abbiamo perso secondo noi, ecco, cioè, non tutto quello che Dio ci ha dato, tutto quello che abbiamo perso, ecco, io non mi posso fare più tutte le ragazze che voglio, io non posso più ammazzare a legnate gli altri, io non posso, che ne so quante cose belle potremmo fare se non ci fosse Dio. Ma Dio ci dice, se per te sono belle, falle, però figlio mio, poi andrai a morire di fame perché io ti ho fatto gustare quello che è il vero cibo, che è la volontà mia, perché io sono un padre che ti amo, io voglio il tuo bene, ti dice Dio questa mattina, io non voglio lasciarti digiuno, io non voglio lasciarti a stomaco vuoto, ma ti voglio fare mangiare i cibi più succulenti, più buoni. Quindi, se ci credi, continua a camminare, continua ad andare avanti. Se non ci credi e vuoi andarti a mangiare le porcherie dell'Egitto, sei libero, ti dice il Signore, ma ti faranno acidità, ti faranno indigestione, ti verranno certe diarree tremende, non riuscirai ad avere più il senso di pienezza, perché sarà come bere acqua salata, più ne bevi, più sete c'hai, fino a morire. Questo, se fate la prova, ve ne accorgerete. Ogni tanto a mare uno la beve un po' di acqua salata, ma cerca di sputarla poi, non ne beve altra. E allora, ecco il senso di quello che Dio dice, e al verso 20 dice, io vi ho premoniti, come a dire, Dio ci avverte, Dio ci lascia nella estrema libertà, ma ci vuole fare comprendere quello che coopera al nostro bene e quello invece che... E quindi se siamo andati indietro nel tempo, se abbiamo cercato di recuperare qualche cosa dal caos e stiamo cercando di sfamarci con qualche desiderio negativo, strano, Dio non ci sta dicendo «Ah, Monello, cattivo, cosa fai?» No, Dio ci sta dicendo povero figlio mio, come vuoi nutrirti con questa immondizia? Come puoi sopravvivere? Come puoi stare bene mangiando veleno? Come puoi farlo? Vieni, ti dice il Signore, figlia mia, vieni figlio mio, mangia, bevi dalla mia fonte, io solo c'ho l'acqua che ti disseta. Io solo c'ho il cibo che non perisce, io solo voglio farti sentire una pancia piena in tutti i sensi, spirituale, mentale, fisico. Vieni da me, credi al mio progetto anche quando la mia volontà in certi momenti ti dovesse sembrare sgradevole, ti dovesse sembrare non perfettamente adeguata alle tue richieste. Signore, ma io ti avevo chiesto questo, io ti avevo chiesto semplicemente di aumentare il mio conto in banca, io ti avevo chiesto semplicemente di trovarmi una donna, io ti avevo chiesto semplicemente di non so che cosa, Signore, ma tu mi parli di altre cose, ma sono sgradevoli. Anche quando le tue risposte mi sembrano non ad hoc, non giuste per il mio problema, Signore, io decido di credere alle tue risposte e so che questo mi farà mangiare i frutti migliori. Ci alziamo in piedi. Signore, ti ringraziamo questa mattina perché tu hai un menù particolare per la vita di ognuno di noi e anche quando ce lo dimentichiamo, anche quando razzoliamo a destra e a sinistra, anche quando andiamo a controllare nei cestini dell'immondizia, anche quando ritorniamo alle cose che abbiamo vomitato, tu ci fai vedere che quelle cose non sono più per noi. Tu non ci obblighi, tu non ci comandi, tu non ci impedisci, ma ci avverti su come il veleno, su come la spazzatura, su come l'Egitto può essere qualche cosa che non solo non ci sfama, non ci disseta, ma ci procura persino una morte interiore, ci procura una tristezza, ci allontana dalla consapevolezza del tuo amore
ci allontana dal tuo progetto. E questa mattina, insieme al tuo popolo, a questa parola che abbiamo letto, vogliamo dire: sia sgradevole o gradevole il tuo progetto per noi, vogliamo crederci, vogliamo aderire, vogliamo avere fiducia che tu ti prendi cura di ognuno di noi nei minimi particolari.